E bella sera, ragazzi, sono Gilbra che sono qui oggi, tornato, perché? Perché ho visto che su YouTube tantissima gente si sta domandando: ma visto che c'è questo crollo dei mercati, ha senso o no investire ancora adesso su Bondora e sui siti di peer-to-peer lending in questo momento? Io ho cercato di fare una piccola analisi che vi spiegherò in questo video qua. Prima di iniziare però, visto che questo video vuole essere indirizzato un po' a tutti, vi farò una breve introduzione su cosa sia Bondora. Se tu però sei già un utente che la conosce Bondora, ti lascerò nei commenti il minutaggio esatto per saltare questa piccola introduzione qua. Però se non la conosci ti consiglio di ascoltare, perché sennò non capisci assolutamente niente del video e di quello che ti andrò a spiegare. Bondora cos'è? È un intermediario finanziario estone, ha sede a Tallinn. E cos'è che fa? È un intermediario di peer-to-peer lending, cioè prende soldi dai privati e li presta ad altri privati. E voi direte: ma su cosa ci guadagna allora? Ci guadagna perché al privato a cui chiede i soldi fornisce, e qua aprirò una parentesi dopo, fornisce una percentuale, un tasso di interesse di circa il 6,75%, mentre a chi chiede i soldi a Bondora chiede un tasso di interesse di circa il 10%. Bondora quindi guadagna sulla differenza dei due tassi, sostanzialmente. Anche perché, pensateci un attimo, sarebbe impossibile per voi andare ad imprestare dei soldi a un ragazzo estone, a una signora francese. Ed è per questo che nascono gli intermediari finanziari, perché permettono alle persone distanti di prestarsi soldi. Questo è uno dei motivi. Bondora poi suddivide in due sezioni, sostanzialmente. Una, in realtà in tre, ma due macro categorie. Una è la sezione Go and Grow, dove voi semplicemente depositate i soldi, non dovete assolutamente fare niente, cioè non dovete dire a Bondora su cosa investirli. Ci penseranno loro, faranno degli investimenti diversificati e poi vi garantiscono, in una situazione economica normale, circa statisticamente il 6,75% di interessi. Mentre poi c'è una sezione che però io non ho mai utilizzato, se non ricordo male, si chiama Portfolio Pro. Non so assolutamente se si chiami così, ma comunque ve lo farò vedere qua in sovrimpressione, così per evitare qualsiasi tipo di problema. Però è una sezione che non ho mai utilizzato. In quella sezione lì sarete voi ad investire i soldi, quindi seguendo le gradazioni che però vi fornisce Bondora. Io comunque non vi consiglio quella sezione lì, personalmente. Ho anche piacere però di sapere se effettivamente quella sezione lì rende, quindi se c'è qualcuno che la utilizza qua sotto nei commenti lasciate un commento in cui fate vedere, appunto, spiegate voi come lo utilizzate, perché magari c'è qualcuno che potrebbe essere interessato. Io oggi non vi parlo di quella sezione lì, quindi se non siete interessati potete tranquillamente uscire il video o semplicemente ascoltare l'analisi che ho fatto io. A questo punto voi direte: com'è possibile allora richiedere dei soldi su Bondora? Purtroppo in Italia per ora non è ancora possibile richiedere dei soldi a Bondora. I prestiti effettuati da Bondora sono effettuati, mi pare, solo in Estonia, Spagna, Francia e in altri paesi. In Italia non ancora, non so effettivamente quando li inizieranno a fare o se non li faranno mai, sinceramente non lo so. So che sarete sicuramente entrati anche per sapere quanto effettivamente ho investito io su Bondora. A questo punto io passo un attimo sul computer, vi faccio vedere tutto, vi spiego esattamente quanto ho investito, quanto ho guadagnato, se ho perso, vi farò vedere tutto dal computer. Quindi ci becchiamo direttamente dal computer. Ok, raga, mi sono spostato al computer, probabilmente sentirete un audio diverso perché utilizzo un altro microfono, spero si senta comunque bene, perché questo qua è il setup che utilizzavo io prima per fare video, perché per chi non lo sapesse io prima facevo video di altro genere, comunque non penso di interessi. Sono entrato sul sito di Bondora per farvi vedere effettivamente quanto ho investito io. Come potete vedere ho investito 1485 euro e ho guadagnato 57,09 euro. Ho iniziato ad investire, se non ricordo male, a maggio del 2019 e ora siamo al 13 aprile. Quindi di fatto, per quanto riguarda me, Bondora ha effettivamente garantito il 6,75%. Io vi posso fare vedere un attimo una cosa, per chi non lo sapesse, ci tengo a precisare che io questi 1485 euro non li ho investiti tutti in un'unica botta, perché non è che sono scemo. Se non ricordo male, qua in dichiarazioni, qua in alto a sinistra, voi non lo vedete perché c'è la mia facecam sopra, ma qua in dichiarazioni potrete vedere, andando su dichiarazioni qua,
quando iniziare a investire? Adesso, se non ricordo male, ho iniziato a investire a maggio, ma mettiamo primo aprile 2019, ce lo scarichiamo e guardate qua. Io ho iniziato ad investire il 4 maggio 2019 con 100 euro. Poi il 6 ho messo altri 50 euro. Questo centesimo qua dovrebbe essere la verifica, se non ricordo male. Quello che ho notato io è che ogni circa 50 euro Bondora vi garantisce giornalmente un centesimo all'incirca. Poi il 13 maggio ho aggiunto altri 50 euro. Comunque in linea di massimo ho investito 50 euro a settimana più o meno. Sì, vedete 3 giugno, 10 giugno, 17 giugno, ho cercato di investire 50 euro ogni settimana. Poi mi sono bloccato, se non ricordo male, il 5 agosto. Ho smesso perché probabilmente avrò aggiunto i 500 euro, se non ricordo male. Comunque, pian pianino ho investito, ho visto che continuava ad andarmi bene, ho deciso di inserire altri soldi per aumentare la rendita giornaliera. Per chi non lo sapesse, su Bondora c'è la possibilità di inserire. Qua non so perché ultimamente si autodisattiva. Non so, comunque io ogni volta che entro lo reinserisco. Cos'è l'autotrasferimento? Lo potete leggere qua. Quando la funzione di trasferimento automatico è abilitata, tutti i fondi disponibili sul tuo conto Bondora e le entrate future ricevute dal tuo flusso di cassa saranno automaticamente trasferite al tuo portafoglio Go & Grow. Quindi, io di fatto adesso non è che sto investendo 1485, sto investendo 1542, cioè il totale che ho investito più quello guadagnato, cioè sto reinvestendo i miei guadagni, così sfrutto l'interesse composto. C'è da aggiungere il fatto che l'interesse composto non è calcolato annualmente, ma giornalmente. Quindi questo qua è un ulteriore vantaggio. Se volete sapere più o meno quanto si guadagna, basta che cercate interesse composto calcolo. Dovrebbe essere questo qua, quello che utilizzo io. Esatto, vi lascio il link in descrizione se vi serve. Comunque, vi faccio un piccolo esempio. Se io ho un ammontare del deposito iniziale, mettiamo 500 euro. Non deposito niente annualmente. Facciamo anni di durata del deposito 10, ipoteticamente. Tasso di interesse mettiamo il 6,75. Ecco, periodo di interesse composto, vi faccio vedere le due differenze. Così vedete quanto incide il fatto che l'interesse composto sia giornaliero e non, cioè che sia giornaliero e non annuale. Vi faccio vedere prima annuale e vi faccio vedere quanto viene circa 460 euro di interesse, quindi un totale di 960. Se però noi inseriamo giornaliero, vedete quanto cambia di circa 20 euro. Ok che sono 20 euro, però di fatto a me non fanno schifo, cioè regà, a me i soldi piacciono, quindi il fatto che sia quotidiano e non annuale a me soddisfa particolarmente. Ci tengo però a dirvi altre due cose. Se avete piacere di iniziare ad investire su Bondora, io comunque dopo vi farò vedere cosa ne penso, dopo farò la mia analisi. Se avete intenzione di investire, io vi consiglio di investire con il link che vi lascio in descrizione, che potete trovare qua, che vi faccio vedere un attimo adesso in sovraimpressione. Comunque è un link che vi permette di ricevere 5 euro nel momento in cui investite, e li ricevo anch'io. Tutti i soldi che utilizzo, che ricevo da affiliazioni, li utilizzo per migliorare l'attrezzatura, quindi se avete piacere potete supportarmi così. La seconda cosa che volevo farvi notare è il fatto che se voi andate su preleva fondi è uscito un piccolo avviso da circa un mese. Io ero andato su preleva fondi non perché mi interessasse prelevare, ma semplicemente volevo vedere se in questa situazione qua Bondora ti lasciava comunque prelevare, perché era di mio interesse non prelevare, ma sapere se effettivamente anche in situazioni del genere te lo lasciassero fare. E la risposta è sì, ma ad una condizione: potete prelevare, ma il pagamento verrà dilazionato. Questo perché? Perché Bondora, purtroppo, cioè lo capisco, non ha la liquidità necessaria per restituire tutti i soldi nello stesso momento, e quindi di fatto vi dice: se vuoi ti restituiamo, ma te li restituiamo gradualmente, non possiamo garantirteli subito. In questa situazione qua, so di per certo che se voi aveste prelevato in una situazione economica normale, il bonifico vi arrivava 1 o 2 giorni dopo, a dir tanto. E la cosa che mi fa ridere, che mi ha fatto ridere, è il fatto che se voi leggete qua, c'è scritto che nonostante l'incertezza. Adesso io non è che ve lo sto a leggere, perché se no piuttosto ve lo lascio in descrizione, me lo copio e ve lo incollo in descrizione, ve lo leggete voi. Comunque, la cosa che mi ha fatto sorridere è il fatto che qua dicono: abbiamo lanciato Bondora 12 anni fa, l'11 marzo 2008, nel pieno della crisi finanziaria. Da allora abbiamo operato durante la recessione in Estonia, Finlandia e Spagna. Come
Fornire stabilità e crescita attraverso queste difficili circostanze economiche ci ha preparato bene per il contesto attuale e per la nostra promessa di offrire agli investitori un rendimento fino al 6,65% all'anno. Mi ha fatto sorridere perché hanno cercato in tutti i modi, giustamente, di rassicurare le persone e lo capisco perché di fatto società del genere viaggiano anche sull'onda dell'opinione pubblica, cioè nel senso perché se voi pensate che di colpo togliessero tutta la liquidità a Bondora, cioè quindi tutti andassero a prelevare, finisce il giochino, nel senso Bondora non ha la possibilità più di prestare soldi a privati e non è, ovviamente non garantisce più il 6,75%, quindi di fatto può esserci tranquillamente un crollo se tutti smettono, cioè tutti iniziano a prelevare. Non era mia intenzione perché io credo in questo progetto qua, quindi non ho assolutamente intenzione di prelevare per ora. Poi magari tra qualche anno preleverò, non voglio dire niente. Però un'altra cosa che mi ha fatto sorridere è il fatto che non è che vi dice vuoi procedere? Sì, no, ti dice vuoi procedere? Sì, non voglio più guadagnare. Quello mi ha fatto riderissimo. E o se no, no, mi va bene così, ti fa continuare la procedura di prelievo e non so in quanto tempo comunque ve le restituiranno. Io per ora non ho intenzione di prelevare. Ho finito di farvi vedere la parte che intendevo su computer. Vi lascio alla mia analisi per quanto riguarda il ha senso investire o il non ha senso investire ancora su Bondora. Ok, se siete arrivati fin qua sarete sicuramente interessati a sapere qual è la mia analisi, cioè conviene ancora investire su Bondora? Avrete sicuramente appena visto quanto ho guadagnato io, quanto ho investito perché l'ho appena fatto vedere sul computer. Comunque la mia analisi è, dovete considerare che il peer-to-peer lending è una cosa nuova, quindi non si possono fare valutazioni in base a come è andato il mercato per quanto riguarda questa categoria qua nella storia, perché purtroppo Bondora, che è uno dei siti più longevi, è nato nel 2008, quindi non è che potete, non è che avete questa grande esperienza da poter determinare se fare una cosa o l'altra. La mia valutazione è, essendo che ai privati manca liquidità perché non sono potuti andare a lavorare per 2 mesi, 2 o 3 mesi, non so quando vedrete voi questo video qua, ma ora che siamo al 14 aprile, la situazione coronavirus non è ancora conclusa, non si sa quando si concluderà, quindi quelle che faccio io sono solo valutazioni. Io penso che essendo che mancherà tanta liquidità ai privati e può darsi che questi privati si rivolgeranno alle banche e purtroppo, per fortuna, le banche, essendo che un soggetto privato che non ha grandi garanzie, non riesce ad accedere ai prestiti bancari, purtroppo, per fortuna, si rivolgerà a siti esterni come Bondora. Quindi io penso che sotto questo aspetto qua ci possa essere una evoluzione di Bondora. Però poi ci rifletto un po' di più e dico, il fatto che io possa mettere in mano dei miei soldi a soggetti che di fatto sono in disavanzo finanziario e sono oltretutto soggetti ad una crisi che purtroppo sta attaccando un po' tutti e quindi sono in difficoltà economica e soprattutto potrebbero essere soggetti insolventi, ci penso un attimo e dico, ragioniamoci su prima di farlo. Quello che dico io però è, secondo me, ora come ora conviene aspettare un mesetto, 1 o 2 mesetti, vedere come Bondora esce da questa situazione qua, perché di fatto io penso che se Bondora esce bene da questa situazione qua, diventi poi molto difficile buttarla giù come società. Perché una società così nuova, che tra l'altro poi è tra le più longeve, ma ha comunque solo 10 anni di vita, se riesce a uscirne bene da una situazione come quella del coronavirus, vuol dire che ha le basi per sostenere il suo progetto per il futuro. Quindi io fossi in voi, aspetterei ancora all'incirca fino a metà maggio o comunque gli inizi di giugno e poi inizierei ad investire piano piano. Questa è la mia analisi. Non sono qua per fare il tuttologo perché sono tutt'altro che un tuttologo, sono solo un appassionato di economia, studio economia all'università. Nel mio lavoro, essendo che offro dei servizi di assistenza e contabilità alle aziende, ho fatto un po' questa analisi qua. Quindi ci sono sicuramente i rischi dovuti alla possibile insolvenza dei debitori che potrebbero effettivamente far collassare Bondora. Però
Però penso anche che i governi cercheranno in ogni modo di ridurre queste cose, cioè ridurre la possibilità di insolvenza dei debitori. Non so come, purtroppo ci troviamo in una situazione incredibilmente nuova, perché non c'è mai stato nella storia un blocco praticamente totale dell'economia. Quindi non si sa come si evolverà questa situazione qua. Io vi dico che su Bondora ho smesso di investire, quindi non ho più caricato soldi, però comunque non ho intenzione di toglierli di lì. Io credo in Bondora, non ho assolutamente intenzione di togliere quei soldi lì, perché credo che posso uscire bene da questo progetto qua. Però vi consiglio comunque di andarci con cautela, quindi iniziare a caricare un pochettino di soldi, vedete come si evolve la situazione. E poi regà, cioè, se io sono disposto a rischiare 1500 euro, penso che voi potete rischiarne 50, 100, 200, 300, cioè nel senso, alla fine mi ha stupito il fatto che ora come ora siano ancora riusciti a garantirmi il 6,75% di una situazione che è iniziata un mese fa. Quindi niente raga, io spero che nei commenti mi possiate e possiate aiutare le altre persone esprimendo la vostra opinione su ciò che può essere il futuro dei siti di peer-to-peer lending, ma di Bondora in generale, perché io gli altri siti non sono così convinto che possano sopravvivere, mentre Bondora mi dà una sicurezza maggiore. Fate sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate voi. Niente raga, io spero che questo video possa essere stato un pelo d'aiuto per voi. Se fosse così, vi invito a lasciare un bel like, un commento e niente, ad iscrivervi. Bella ragazzuoli!